Esatto, Bob era finito in quarantena. Il dottore aveva detto che l'infezione di Bob era così grave che era diventata un virus letale. Così lui restò in quarantena per qualche settimana. Eravamo all'inizio dell'autunno e agli sgoccioli delle nostre vite. Avevamo preso il diploma e seguivamo corsi estivi. Una vera prodezza, considerando che il nostro obiettivo era sempre stato provocare la massima distruzione. Lasciata la scuola, la nostra missione di giovani aspiranti punk, all'epoca credo i due unici punk in tutta Salt Lake City, prevedeva che andassimo all'università per far crollare il sistema. Perché? Ma per ovvie ragioni. L'anarchia, l'unico sistema di governo che ci sembrava avesse un significato. La cosa buffa è che ce l'avevamo fatta, io poi alla grande. Mio padre voleva a tutti i costi farmi studiare legge ad Harvard, come aveva fatto lui all'epoca, e aveva cercato di convincermi con una bella predica appena finite le secondarie. Steven, grazie per averci concesso il tuo tempo. Tua madre e io dobbiamo dire una cosa importante. Hai finito il liceo. Grazie a Dio. È il momento di darci dentro. La fase di ribellione che stai attraversando io la capisco. Non completamente, ma la rispetto. Tu però dovresti riflettere meglio sul tuo futuro. Ma che la tua sia una libera scelta, tesoro, sempre. Già, sii pratico, Steve. Hai la possibilità di entrare ad Harvard dal momento che io sono un ex alunno. Non mi pare una brutta cosa. Ma solo se la cosa ti fa piacere. Se vuoi ribellarti lì, puoi farlo. Io l'ho fatto. Sono andato a Woodstock. Mi sono divertito da matti. Facevamo un sacco di cose. Abbiamo sposato tante cause, sai. Abbiamo lottato per tante cause giuste. Grazie a noi dovettero porre fine alla guerra in Vietnam, ridando ai giovani come te la libertà. Laggiù avrai mille possibilità, Steven. Impugna la tua torcia adesso. Mi basta vederti per capire che sei pronto. Siamo fieri di te come individuo. Molto fieri, orgogliosi. Una cosa che forse non ti piacerà, ma la testa e i capelli smorzali un po'. E anche tutto il resto. Ai miei tempi andavano i figli dei fiori, i beatnik, i capelloni. Lo sai, quello stile lì. Niente a che vedere con questa strana cosa che portate avanti. Questa impuntatura sugli indiani d'America mi sconcerta. Oh. E non solo me. Penso che l'uomo della strada oggi sia perplesso. Eppure abbiamo vedute moderne. E il guaio è che la gente della costa est non la capirà. Oh, la tua. Dio. Non la capiranno a New York. Mi spiego? Oddio, che discorsi bigotti. Già. È difficile, cara. Noi ti diamo il nostro appoggio. Al 100%, cattura il pallone e corri fino a segnare. Ma fa sempre tutto con amore. Mi raccomando, Steven, sempre con amore. Oh, time out. Avrei una cosetta da chiedervi, se è illecito. E voi credete nella ribellione, nella libertà e nell'amore, giusto? Assolutamente. Libertà, sì. Amore. E voi siete divorziati. L'amore ha fallito. Secondo, mamma, tu sei New Age. Ti aggrappi ad ogni infima religione orientale capace di giustificare perché il suddetto amore abbia fallito. Terzo, papà, tu sei un borghese, uno scaltro avvocato bene. Non c'è davvero bisogno di aggiungere altro, non ti pare? Quarto, hai lasciato New York, la Mecca, il fulcro della cultura, per lo Utah. Il nulla. Per non cambiare nulla, anzi per perpetuare il ciclo del denaro, del fascismo e della trivialità. Il vostro movimento di popolo, con il popolo e per il popolo, non ti ha lasciato niente. Vi nascondete dietro una patina nostalgica di un droga, sesso e rock and roll. Oh, kumbaya! Io sono il futuro di questa grande nazione, per la quale tu, papà, con arroganza estrema, hai voluto salvare il mondo. Sentite, io ho la mia tabella di marcia. Harvard, out. Università dello Utah, in. Avrò il massimo dei voti in danneggiamenti. Io vi voglio bene, non mi fraintendete. Per voi pulsa ancora, ma per la prima volta in vita mia, ora che ho 18 anni, vi posso dire: andate a fare in culo! Steven, non mi sono venduto, ho comprato un futuro. Tienilo a mente. Quel ragazzo diventerà un grande avvocato. Sì, appreso da suo padre. Già. È un gran bastardo. Vaffanculo, cara. E così, 4 anni dopo, ero laureato al college. Avevamo fatto tutto il casino possibile, ma il sistema era forte. Loro erano tanti e noi ancora pochi. Ma l'autunno che si avvicinava sarebbe stato determinante. Bob e tutti noi avevamo giurato di non fare assolutamente niente. Volevamo mandare